oramai qualcosa è entrato nel sangue, è un desiderio di frequentazione, è un desiderio di conoscenze, un approfondimento su determinate tematiche. Le tematiche più svariate, cioè che partono dal progetto di architettura, di design, di interfaccia tra varie realtà, tra varie eccellenze, tra merito a un territorio che comunque esprime una qualità altissima con delle persone eccellentissime che nei vari ambiti poi esercitano le proprie attività con tutte le difficoltà che ci sono sia in Italia ma maggiormente nel sud Italia. Però nonostante ciò si continua a battagliare e in queste battaglie poi penso che si vincano, anzi sono certo che si vincono, e riuscendo a esprimere una qualità altissima, tra le quali c'è il Trevigli. Tre Olivi ritengo che non sia un approccio semplicemente ai cinque sensi, ma bensì anche a qualcosa di più. Nel momento in cui noi abbiamo una qualità acustica di ottimo livello, visivamente uno spazio che ci consente di far rilassare la vista e quindi farci sognare, il tatto che ci è dato dai materiali che sono stati utilizzati e quindi voler accarezzare il tavolo di ulivo, quindi il legno di ulivo piuttosto che un tessuto o un cristallo di grande qualità, diciamo ci fa rilassare, ci coccola e quindi ci porta nel quello che io ritengo il sesto senso, il benessere. E quindi l'emozione, l'emozionalità. Per quanto riguarda le texture, sono un altro ambito che a me mi affascina molto. Non parliamo di fashion design, ma parliamo proprio di conoscenza delle essenze, conoscenza dei materiali, entrare nei materiali e cercare di tirar fuori le loro qualità più belle, le loro qualità migliori e anche quelle un po' più nascoste. Far sì che con non un processo alchemico, ma bensì con una semplicità della conoscenza del fare, si mettono in luce delle caratteristiche, delle forme e una qualità che oramai fa scuola nel mondo. Io veramente l'ho solo schizzato questo tavolo, non c'è stato bisogno di renderizzazione. Che cosa ho chiesto? Ho chiesto di rappresentare agli artigiani locali quello che è il nostro territorio, la location, quindi del Tre Olivi, e quindi di fare prima una ricerca. Prima di disegnare un tavolo, fare la ricerca sui materiali. Materiali, quindi trovare un tronco, delle tavole più che altro, di grandi dimensioni che si possono trovare quasi esclusivamente solo in Italia, per la coltivazione proprio dell'ulivo e poi partire da questo per disegnarci il tavolo intorno, un tavolo di grandi dimensioni, un tavolo che sia un luogo di incontro, un luogo della memoria, però anche tecnicisticamente, perché rilevate ogni tavolo a controllo numerico, sono state con un sistema CNC e quindi di elaborazione di macchine a controllo numerico trasformato in tavole nere che si affiancano e baciano i lembi di queste tavole di ulivo. L'artigianalità, come anche il processo industriale, sono due elementi fondamentali per il furniture design, per lo sviluppo progettuale sia nell'ambito del design che dell'architettura. Però radicare un progetto ad un territorio significa anche mettere in luce le capacità di quel territorio attraverso la loro tradizione e attraverso la loro elaborazione. Quindi radicare un progetto ad un territorio lo fa diventare unico. Cioè se io progetto a Pestum devo cercare di utilizzare i materiali, i prodotti, le tradizioni locali.
se possibile ovviamente. E questo è necessario anche creando le sinergie con chi continua a utilizzare questi materiali e li elabora attualizzandoli con processi meccanici ed industriali avanzati. Non esiste un piatto che preferisco, perché sono talmente tutti buoni, talmente di grandissima qualità, che ogni giorno è una sorpresa, è una grande emozione.